Segui Gesù con radicalità. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Oggi, memoria di San Lorenzo, martire del III secolo, accogliamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 12, dal 24 al 26. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Amen. Carissimi, oggi sono delle parole molto forti che questo Vangelo di Giovanni ci dona, proprio pensando alla vita di San Lorenzo, questo uomo che ha offerto la propria vita per il Vangelo, per Gesù Cristo. E vediamo che ha messo in pratica, in atto, le parole stesse di Gesù, che è divenuto per noi un modello. Sappiamo bene che è Lui, è Gesù Cristo, il chicco di grano che è caduto in terra, che è stato seminato e mandato dal Padre nella nostra vita, nel mondo. E sappiamo anche che se non fosse morto non avrebbe prodotto molto frutto. Il frutto per ciascuno di noi cristiani è la salvezza. Ma se Gesù non fosse morto, sarebbe rimasto solo. Ecco perché è importante comprendere, accogliere e fare proprie queste parole. Chi vive del Vangelo, ogni cristiano che sta seguendo Gesù nella sua parola, nel suo cammino, nella sua chiesa, sa che prima o poi deve attraversare questa strada, questa via. Gesù direbbe la via stretta, la via angusta, che non è la via larga e spaziosa che il mondo offre, la via delle comodità, la via del star bene, dove non c'è la sofferenza, dove non c'è la malattia, dove non c'è la crisi economica, la crisi relazionale, dove va tutto bene, dove potremmo vedere alcune pubblicità di ideali famiglie, ideali lavori, ideali vite. Questo ci offre il mondo, ci presenta il mondo, anzi i prodotti del mondo ci dicono: può essere più bello, puoi vivere più a lungo, puoi stare meglio, puoi scoprire la vera felicità. Gesù è più concreto e dice: caro Luca, se tu, come me, non cadi in terra e non muori, non produrrai frutto. Tutti noi, cari amici, dobbiamo passare attraverso quella via. Ma non perché Dio vuole che soffriamo, non perché Dio vuole che noi stiamo male, non perché Dio vuole la morte di ciascuno di noi, ma perché Dio vuole darci la vita in abbondanza. Però molto spesso le sue vie non sono le nostre vie. Molto spesso i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e noi forse pensavamo che con Gesù va tutto bene. In realtà è così. Perché il nostro cuore, quando spera in Lui, è nella pace. Il nostro cuore non teme. Qualsiasi cosa può accadere. Il nostro cuore è forte, ma è anche pronto a rinunciare ad ogni cosa per seguire Cristo. Perché in Lui troviamo il Signore della vita. In Gesù troviamo la nostra salvezza, fratelli e sorelle. In Gesù noi siamo pienamente soddisfatti, pienamente riempiti. E Lui ha detto: se mi volete servire, seguitemi.
Essere cristiani non significa compiere solo un determinato tipo di preghiere e di stile di vita. Essere cristiani fondamentalmente significa servire e seguire Cristo. Questa è la cosa più importante. E servire significa compiere l'azione che Gesù stesso ha compiuto qui sulla terra. Ha servito i propri discepoli, ha servito le folle che andavano e accorrevano a Lui, ha servito noi sulla croce, si è donato. Ecco perché oggi ci dice: vuoi continuare a seguirmi? Non andare verso la logica del mondo, cioè non seguire le comodità. Io sarò colui che riempie il tuo vuoto. Sarà Dio a riempire il mio vuoto, non le cose del mondo. Allora invochiamo lo Spirito Santo, perché la situazione che stiamo affrontando non ci porta alla morte, ma alla vita. La crisi che stiamo passando non ci porterà alla rovina, bensì al successo, pensate. Qual è il successo di Dio? La risurrezione, la vita eterna, la pace del Cristo risorto. Questo è il successo di Dio che vuole donarti a te. Allora invoca insieme a me lo Spirito Santo e digli: vieni Spirito Santo, entra nel mio cuore, entra nella mia casa, entra nella mia famiglia. Spirito Santo, entra nella mia vita, riempimi di te, della tua luce, della tua forza. Aiutami di fronte a quel seme che cade per terra e che deve morire. Aiutami, oh Signore, a non tirarmi indietro, a non scoraggiarmi. Spirito Santo, donami la forza di andare avanti e di credere che al terzo giorno, dopo la tua morte, c'è stata la risurrezione, che anche io qui sulla terra possa vedere che dopo alcune morti o la morte che sto vivendo nella mia vita, in un'area specifica, dopo di questo ci sarà la forza della risurrezione e tu ti farai ancora più vivo e presente. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi dal Vangelo secondo Giovanni: segui Gesù con radicalità. Significa: sii pronto a dare la tua vita per Lui. Perché se non passiamo per quella strada che è stretta, non avremo grande frutto. Lo Spirito Santo ci accompagnerà. Quindi, carissimi, grazie per avermi accolto. Viviamo con gioia e la gioia del Signore oggi sia davvero la nostra forza. Buona giornata, a domani, ciao! Se questo servizio di evangelizzazione ti sta aiutando, abbiamo bisogno di te. Sostienici affinché questa opera di evangelizzazione vada avanti. Scrivi qui sotto nei commenti: sostienici, e ti invieremo il link.